Sono passato davanti al pescivendolo, ho visto, gli occhioni mi guardavano, guardate che occhioni, guardate che spettacolo, eccoli qua, le mazzancolle, io le amo veramente. Allora, mazzancolle, gamberi, basta che roba fresca e roba, sempre lo sapete, italiana. Quindi mazzancolle, cipollotto, aglio, prezzemolo, limone, gli ultimi carciofi. Gli ultimi, perché poi piano piano, piano piano, piano ci salutano. Ciao ciao. Poi, riso. Con tutta quanta la testolina di queste mazzancolle. Guardate che ho fatto, venite qua. Allora, schiaccio le teste. Vedete, ho schiacciato le teste bene bene. Così abbiamo fatto uscire tutto quanto il gusto, il sapore, la bontà, il mare. Poi, cipolla. Ho messo l'aglio e il sedano e i gambi del prezzemolo. Ok? Tutti quanti i gambi, gli scartini che non uso, ok? Le teste, profumo sta avvenendo. Che facciamo? Quando è un vero sonato, bello, si sta quasi appiccicato, si sta appiccicando sulla padella, io che faccio? Così, brucio morbido. E un brucio molto morbido. Vedete come si pulisce bene qui il fondo, guardate. Poi, appena evapora, aggiungo l'acqua. Qui scuola di pensiero, c'è chi addirittura mette il ghiaccio per estrarre meglio tutto il gusto del pesce. E lasciamo andare, vai, in ebollizione. Aspettiamo che spicca il bollore, perché questo è il brodo di cottura del nostro risotto mazzancolle e carciofi. Che bontà! Adesso preparo il fondo, cipollotto fresco, lo sapete, io ci vado matto. Poi olio. Qua niente burro, olio buono, Fratelli Licari, Marsala, Sicilia, il mare, il profumo, roba pazzesca. Poi accendiamo, metto, poi l'aglio, bisogna metterci un pezzo, guardate qua, così, così, come lo facciamo sempre noi, così, tac, schiacciamo, bello, pasta così. E ci mettiamo questo aglio, anche l'aglio, è un quarto di uno spicchietto. Vado così. Ma adesso piano piano lo facciamo stufare. Carciofi. Allora, guardate qua, carta. Perché è coperto? Perché così quando vengono a galla, con la carta impregnata di acqua e limone, non si ossidano, ok? Quindi niente molta galla, quindi tagliati adesso piccolini, eccolo qua. Faccio insaporire un po' i carciofi con il fondo, così, guardate, profumo fantastico, perché un po' si sente il profumo dell'aglio, del cipollotto, è meraviglioso. Adesso, riso, oggi siamo in 5, quindi metto il riso, ho messo un mezzo chilo di riso, ricordo che la porzione al ristorante è intorno ai 60-70 grammi, eccola qui. Faccio ben tostare il riso, alzo la temperatura, lo sapete bene bene, così. Adesso andiamo col brodo, guardate, così. Se volete potete anche mettere il vino, se volete sfumare col vino, io vado direttamente col brodo, perché già dentro al brodo c'è il vino. Sentite la musichetta, proprio da mare, da proprio sdraiati, una bella bevanda, così. Lo sapete, la mia, diciamo, scuola di pensiero è quella. La prima volta di mettere il brodo che serve per coprire il riso, ecco, in questa maniera, non troppo, proprio appena appena coprire il riso. Mi raccomando, mettete giù tutti i chicchetti, se no poi dopo diventa, cioè abbiamo cotture diverse. La mazzancolla è quella che è tigrata, le migliori, le più buone sicuramente sono quelle che vengono dall'Italia o Tunisia, che sempre vengono da questo nostro mare, il Mediterraneo. Allora, tolgo la testa, guardate, normalmente non mi riuscivo stavolta, si toglie anche subito tutto quanto intestino, se no fate così, in questa maniera, guardate. Vedete? Si apre qui, si tira qua, anche con uno stuzzicadente, e si porta via l'intestino. Eccolo qui. Così non c'avete quell'effetto di sabbia sotto i denti. Aggiungete il sale durante la cottura, mi raccomando, aggiungete il sale durante la cottura, non alla fine, così date il tempo di far assorbire il sale al risotto. Un'altra cosa,
Ma voi mi direte, ma quando ce le metti le mazzancolle? Adesso ce le metto, un attimo, un secondo. Quindi che cosa faccio? Metto un po' di mazzancolle adesso, che un pochetto di gusto lo danno, no? Però adesso quando? Io direi, mettetelo a 10 minuti da inizio cottura e poi il resto le mettiamo quando, quando mantechiamo, così rimangono belle morbide. Eccole qua. Aggiungo altro brodo, schiacciate tutto questo, questo è tutto, tutta roba buona. Trito il prezzemolo, metto qui in mezzo al prezzemolo e vado così, così lo mettiamo alla fine. Sarà tipo la cremolata per gli ossi e buchi del milanese. Ecco così, lo sapete che sapore, che gusto, che bontà. Ah, fantastico, che buono. Vedo l'ora, vedo l'ora. Ci sono. Allora, quantità di liquido giusta, vedete? Spengo tutto, lascio così, taglio altre mazzancolle, leggermente più piccole perché così si cuociono meglio in mantecatura, così, guardate, così. Poi prendo mazzancolle, prezzemolo e limone, così, olio, piano piano si cuoceranno quelle mazzancolle che tagliate sottili, 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 soltanto col calore, fuoco spento, stiamo mantecando. Che buono! C'ho una fame. Vado così. Un po' di pepe ed è perfetto. Buonissimo, ragazzi. Buonissimo, fresco. E ciao carciofi, sbrigatevi a cucinare i carciofi prima che finiscono, buonissimi. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perdete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mossa questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.